Grazie al Presidente Buontempo per le parole che ha detto, grazie a voi per esserci e vi chiedo scusa per non esserci stato al convegno, ma purtroppo ogni tanto capita che ti blocca qualche fattore indipendente dalla tua volontà. Oggi però ci siamo, ho giocato una sfida, Teodoro, con Andrea Ruggeri, perché io prima non ci credevo che aveva aperto la sezione, lo devo dire. Secondo, mi ha detto lunedì scorso bisogna inaugurare la sezione, ho detto me lo frego io, la facciamo di mezzogiorno di un giorno feriale, venerdì mi ha fregato lui perché vedo tantissima gente, quindi complimenti ad Andrea e a tutti voi. Ovviamente insieme a Roberto Buonasorte stiamo lavorando per supportare anche il lavoro che sta facendo l'assessore Buontempo con la Presidente Polverini nella Giunta regionale. Credo che si stia avviando una stagione di bel cambiamento, perché ogni tanto ci sono polemiche ed è normale che ci siano. Però, viva Dio, c'è una donna alla guida di questa regione che ha dimostrato capacità di governo, di decisione, di determinazione. Era quello di cui ha bisogno questa nostra regione, la politica di questa nostra regione. Teodoro faceva riferimento alle tristi polemiche della politica di questi giorni. In regione, per fortuna, si discute di altro. Si discute di casa, di lavoro, di sanità, cioè delle questioni concrete e sostanziali che riguardano la vita delle persone. Quindi siamo molto felici di poter fare questo lavoro. Adesso, senza perderci in troppi preamboli, ci sarà la cavalcata per le elezioni amministrative. Da una parte sono contento che si voti solo per le amministrative, non c'è il voto politico a caratterizzare le scelte dei partiti. Ognuno di noi deciderà con chi stare liberamente, per cosa fare. Ci presenteremo ai cittadini dicendo in questa amministrazione per i prossimi 5 anni vogliamo fare le cose che vi indicheremo nel programma. E su questo bisogna lavorarci con grande serietà, sapendo che c'è un retroterra, ci sono quei cromosomi di carattere sociale che ci caratterizzano come formazione politica e su cui dobbiamo impegnare l'amministrazione. Certo, la nostra forza dipenderà dal consenso che saremo capaci di raccogliere. Questa è sempre la sfida dei rapporti di forza in politica. Quindi io spero che ci siano tanti consiglieri della destra a Palazzo Comunale e auspico che si concluda anche questa fase di trattative, che sono un rito normale della politica. Se ci proporranno Luigi Celori, io sarò molto contento di dire sì, portiamo Luigi Celori. Perché vedete, io ce l'ho avuto come predecessore di Roberto, alla guida della Commissione Urbanistica per 5 anni in Regione, capogruppo di Alleanza Nazionale. Abbiamo lavorato anche una legge molto importante per questo territorio, ci sono quelle di carattere generale che indicavo, ma io sono particolarmente orgoglioso della legge sulle città di fondazione, la bellezza dell'architettura, la capacità di mettere in mostra il bello della nostra cultura, ecco, ha caratterizzato un periodo storico che non può essere riconosciuto semplicemente perché c'è stata la guerra, no? Ci sono state tante realizzazioni e su queste l'urbanistica sicuramente ha rappresentato una sfida di quel tempo nuova. Noi abbiamo lavorato a quella legge sulle città di fondazione, ci sono risorse, occorre farla rifinanziare perché non credo che il quinquennio trascorso abbia consentito di accedere a finanziamenti su quella legge, serve anche qui a far crescere una cultura, a far crescere le città, i territori, insomma, poi Luigi la conosce meglio di me quella legge, quindi saprà come poterla sfruttare. Ovviamente sono anche altre cose da fare, c'è da far crescere il lavoro. Roma è una città che non riesce più a dare lavoro, è una città che non riesce più a dare casa, è una città che non riesce più ad assorbire tutte quelle che sono le potenzialità al suo interno. Allora bisogna essere capaci di attrarre investimenti, bisogna mettere in campo una politica che riesca a consentire a chi vi decide, sceglie di venire ad abitare da queste parti o nasce da queste parti, di poter avere l'opportunità di non doversi trasferire un'altra volta. Su questo ci vuole un'amministrazione che sappia di urbanistica, che sappia di sociale, che sappia di economia, che sappia cioè raccogliere le sfide che questi tempi tormentati ci offrono. Noi come destra siamo pronti a farla questa partita, crediamo di avere anche persone di assoluto valore che possano lavorare, sono contento che già cominciano a mettersi in mostra i candidati, mi auguro ci siano anche candidate perché dobbiamo offrire una rappresentanza plurale alla nostra presenza nella campagna elettorale per la città. Dobbiamo ovviamente
supportare la lista, l'impegno del partito ci sarà, io tenterò di essere presente il più possibile, stiamo cercando con Teodoro di vedere tra Mentana con Buonasorte, lui a Latina, io cercherò di essere più presente qui a Pomezia per poter lavorare insieme, perché è una delle città su cui puntiamo in tutta Italia. Non è casuale che abbia parlato tutta Italia, perché comunque il partito sta lavorando a pieno ritmo. Quest'altra settimana, il 19 marzo, noi ci ritroveremo tutti a Milano in una grande manifestazione, perché vogliamo dire a tutti, alleati e non, che la destra non appalta pezzi di territorio a nessun'altra forza politica. Noi ci saremo, lo diremo con grande chiarezza. Nella maggior parte dei casi andremo col centrodestra, in qualche situazione non sarà possibile, perché se ci sono candidati impresentabili o ci sono situazioni non belle, non è detto che ci dobbiamo andare. Quando noi siamo col centrodestra è perché scegliamo di stare col centrodestra, non perché siamo costretti. Sono sicuro che anche a Pomezia potremo scegliere di stare col centrodestra.